dentro, per l'inglese o per l'inglese. Questo viene lasciato assolutamente alla bravura di chi fa questo mestiere. Allora, io ti dico quello che penso. Francamente nel 2006 lo dicevo. Io pensavo che ci fosse qualcosa, ma non pensavo a quel livello lì. Credo che fosse un po' generalizzato. Credo anche che l'Italia ha una regola fondamentale: quando fai il fenomeno e pensi di essere invulnerabile, ti sparano. Mochi ha pensato non solo di poter fare qualcosa per la Juve, ma ha pensato di poter fare quello che voleva per tutto il campionato, e ci sono decine di sentenze, questo ormai, andando giudicato, e quindi lui pensava di poter decidere chi andava dove, chi retrocedeva, e questo non è stato, non era tollerabile. Poi, sotto, secondo me, poi negli anni si scopriranno anche, ci sono state altre lotte, magari anche in termini della famiglia, nella Juventus in quel periodo. Io dico sempre, quando litigano una famiglia in mendita, è una battuta, cioè no, perché sarebbe, no, non è mai lì, sarebbe per me. Però diciamo che poteva esserci anche questo, se ne è parlato anche sul giornale, sto dicendo nulla lì. E quindi c'era grande incredulità. Poi è arrivato il mondiale, c'era grande voglia di rivalsa, perché venivamo un po' derisi, giustamente, nel resto d'Europa, anche se poi si è scoperto che le stesse cose sono successe più o meno anche in altri grandi paesi. Io credo che sia stata una pagina molto brutta. Io sono stato testimone di quello che accadeva, pochi mesi prima che capitasse. Perché devo dire che c'erano stati degli arbitraggi che facevano pensare. In particolare c'è stato Bologna e Juventus, vinto dalla Juventus per 1-0 con Bondi Pavelmenti in calcio di punizione, in cui per due volte cipriani che palesemente atterrati in area di rigore e non fischiato le cose. Poi arrivò l'intervista a fine partita e cipriani disse no, non importa, cipriani era della GEA. Dopo che noi affrontammo l'argomento in telecronaca dicendo che due rigori non erano stati concessi, arrivò una telefonata della Juventus, allora amministratore americano, amministratore neozelandese della compagnia americana Sky, Tom Modric, della dirigenza della Juventus, che urlando al telefono chiedeva la rimozione mia di Bertolucci perché non eravamo nel team. E lui disse che, tra l'altro, neanche già non ha idea di squadra di team, tuttora, come credo quasi nessuno. Girando Tom Modric, che è un signore, posso dirlo con grande tranquillità, uno di più, ho avuto la fortuna di aver incontrato sempre grandi dirigenti. Tom Modric, dai grandi dirigenti che ho incontrato, è sicuramente molto grande. Un uomo con una visione veramente. Adesso andato via dal gruppo e è casato con Malone nell'altro gruppo, importante nel mondo. E Modric gli rispose, guardò il telefono, lo racconto lui, lo posso dire, lo racconto lui poi al cocktail di Natale, perché accade questo sotto Natale, e lui disse, ricordate, noi siamo Sky, e quindi io ho risposto che siccome siamo noi che diamo soldi alla Juventus con il contratto sulla televisione, io magari un giorno gli chiederò di decidere il suo allenatore, lui non deciderà mai nessuno qui dentro Sky che cosa fare. Ecco, questo ti fa capire che forza ci voleva in quel momento per resistere ad alcune pressioni. Successe, il giorno dopo, che sulla prima pagina del Corriere della Sera ci furono due colonne di attacco a me e Bertoli, dicendo che Cipriani stesso aveva detto che rigore non c'era, mistificando la realtà in una maniera ignobile. Ignobile. Non dico chi era, che rispetto, però non c'è più, ma poi uscì che era colluso con queste persone qua. Quindi quello che ti voglio dire è che era un momento molto complicato, si avvertiva questa pressione, è scoppiato tutto perché qualcuno ha voluto fare più di quello che era, diciamo, concesso, un po' come Tangentopoli secondo me, nel 92, tanto per intenderci, quando si va oltre poi e ci si sente infallibili e invincibili, capitano queste cose. Poi non entro poi nel discorso, ha parlato solo la Juve, non ha parlato la Juve, gli studenti di Inter, perché ormai credo anche che bisogna superarla questa fase. Sono passati 10 anni, se rimaniamo fermi là, siamo morti. Non andiamo più avanti e non miglioriamo.